Buona domenica, buon pomeriggio a questo punto di domenica. Abbiamo visto ieri una recensione un po' più estesa, un po' più allargata dei prodotti Fine, come venivano prodotti e invece come lo sono ora. Beh, direi che lasciamo spazio ai vari attrezzi per la rasatura, vabbè, nonché il Fine L'Orange Noir, ma andiamo oggi a togliere dalla confezione questo nobile Fatip Black in veste Black Tie, quindi cravatta nera open, testina originale, quindi open comb. Questo l'avevamo già usato, ma forse 2 o 3 anni fa. Ma è ancora abbastanza immacolato. Black tie. Bellissimo il black tie. Ha una veste molto elegante. Cromature ben fatte, vedo ancora. Caspita, è proprio luminoso, Questo pezzo faceva già parte del, non dico del restyling di Fatip, però di una rinfrescata dei prodotti in fatto di cromature e sistemazione dei bullets, che sono i due prigionieri, che si sono più allargati e per dare spazio a una maggior precisione dell'inserimento della lametta. Allora, io direi a questo punto di andare ad applicare un po' di prebarba, Voglio! Prebarba, mazza com'è conciato però, Io ho il Herbal di Taylor. Così magari si vede meglio, perché erano in una luce un po' strana. Herbal, quindi è quello che sa di erbe in pratica. È un olio semi, è un olio allo stato di gel. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Applicato con acqua, si vedono addirittura le strisce colorate dove è applicato in più e in meno, dove è la salvietta. Adesso direi che, visto che non abbiamo perso tempo e continuiamo a non perdere, intanto che agisce il prebarba, vado ad armare il black tie con le Gillette Platinum. Allora, rasatura elegante oggi, allora. Fatip Black Tie Gillette Platinum, si vedono solo i due punti di cera, che potrebbero anche evitare di mettere, sinceramente. Non è che si sposta più di tanto la lama, all'interno della confezione, intendo. Black Tie, allora. Non sto neanche a guardare come entra, cioè a raddrizzare la lama, perché
Sinceramente di asimmetrie io non ne vedo, se le vedete voi che avete più vista di me. Quindi tutte le dicerie sul FATIP, per quanto mi riguarda, vengono azzerate. Se poi uno non è in grado di inserire la lametta all'interno del rasoio, ma anche se non è in grado, io non è che ho avuto particolare cura. Boh, non riesco a capire questa storia delle asimmetrie. Comunque io vado a farmi il caffè adesso. E abbiamo già fatto del lavoro, insomma. Abbiamo caricato il rasoio, il prebarba è stato messo. Cosa manca? Manca Rader, sì. Non perdiamo ulteriore tempo. Andiamo ad aprire questo 21 Century 20th L'Orange Noir. Buono questo orange, eh? È comunque noir, quindi ha queste note di arancio e cuoio, legno. Allora, qui vediamo di prenderne una quantità, ma non troppa. Ne prendo tanto così. Non ho rovinato più di tanto la confezione, perché tanto fine mi frega sempre, poi mi avanza sotto sul pavimento della ciotola e mi spiace. Al limite, se manca lo aggiungo, però buttarlo nel lavandino no, eh. Tra l'altro avremo Duke 3, The Duke Simpson. Questo è Pure Badger. Se avete visto la puntata sulla ciotola, che alcune ciotole si presentano come più erosive, questa è erosiva, però mi fa un favore perché mi va comunque ad alleggerire le asperità del pennello, che risulta essere piuttosto aspro all'inizio, piuttosto coriaceo, no? Mentre invece con l'utilizzo di questa ciotola, sicuramente le doppie punte che aumenteranno di numero hanno reso, anzi, perché il loro lavoro l'hanno già fatto. Quindi si è sciolto un po' anzi, vado a sciogliere un po' il soppa all'interno della ciotola, in modo che si ammorbidisca, e poi le punte di questo pennello in Pure Badger faranno il loro sporco lavoro. Intanto pulisco il cucchiaino. Beh, insomma, il tempo scorre.
l'Orange Noir, buono. Diciamo che la disgregazione del sapone non è stata male, è rimasto solo qualche fiocco e tutto il resto è incorporato nel pennello. Insomma, il Duke 3 lavora benissimo con paste dure, paste stagionate, paste semidure, meno con le creme naturalmente, perché non è il suo mestiere quello di lavorare sul morbido. The Duke. Il montaggio non tarda ad arrivare. Ho fatto bene a metterne poco di fine, perché comunque allora diamo una sciacquata al black tie. Quindi FATIP Open Comb o testina originale con le Gillette Platinum. Manico che si tiene in mano molto bene, si impugna.
Black tie. Non accenna a bloccarsi la Gillette. Ma avanza spedita con una certa facilità il FATIP Open Combo ha portato via tutto in prima passata. Sì, diciamo che è stato abbastanza letale sulla barba. Non aggiungo acqua al sapone perché è già scorrevole. Mi serve invece la sua protezione, visto che in seconda passata con l'obliquo non ce l'ho più la protezione della barba sul viso, che si va a pelle nuda ormai. Dove il rasoio va a togliere quello che è rimasto. Black tie. Elegante. E tagliente. Thank you.
qualche pezzo magari ogni tanto di sapone scappa. Ah, vediamo cos'è rimasto nella ciotola, se si riesce a... ad avere un montaggio ancora corposo del sapone avanzato. Che ha avuto il coraggio comunque di avanzare qualche fiocco. L'Orange Noir. E siamo in corrispondenza della terza e ultima passata, quindi il contropelo. Mi sembrava non andasse via la luce in contropelo. Io direi che, a parte un ripassaggio di cortesia qua sotto, mi fermerei. Rasatura profonda,
con questo Fatip Black Tie. Ah, una cosa, già che ci sono, giusto per dare un po' di comfort alla pelle, metto il B15, così basta, così dovrebbe bastare. Acido ialuronico, sodico, quindi va a gestire tutte le abrasioni eventuali della pelle, dà un po' di sollievo dopo il passaggio del Fatip in un open comb. Comunque, e basta. Vado a risciacquare anche il pennello. Fatip Black Tie con Gillette. Allora, che dire di questa veste elegante, nobile, del rasoio Open Combat, testina classica, di testina originale di Fatip. Ha una veste elegante, ma elegante solo in apparenza, perché poi mostra i suoi muscoli mentre lo si passa in viso. La gestione della lametta non viene assolutamente messa in discussione, non ci sono asimmetrie come potete vedere. Le cromature della testa sono molto belle, perfino sotto comunque il nottolino, pur avendo 3 anni questo rasoio, sono ancora in ottime condizioni, seppur l'abbia utilizzato poco. Le Gillette su queste Platinum sicuramente non si discute, non si sentono in viso, sono lame estremamente prestazionali, possono essere utilizzate tutti i giorni, magari il rasoio no, perché un open comb è un rasoio settimanale, lo sapete, ma ci tengo a dirlo. Fine l'Orange Noir e Duke 3 di Simpson. Allora, il pennello va benissimo per essere utilizzato su paste dure, semidure, tranne le creme. È un po' coriaceo in viso, per cui se tendete all'irritazione, è insomma il Pure Badger, prima che che arrivi la doppia punta sul ciuffo ad aiutarvi, passa un po' di tempo. Comunque, col dovuto rodaggio, è pur sempre un Simpson, un Duke 3, quindi ha quasi in tutto e per tutto le sembianze di un chubby a costo molto inferiore, e si presta bene nel suo utilizzo. Si impugna anche molto bene. Fine, abbiamo visto ieri le caratteristiche, le differenze tra la old e new version. Qui parliamo comunque di saponi che offrono scorrevolezza e protezione, con questa profumazione è piuttosto noir, non a caso si chiama noir. Quindi abbiamo l'orange come fondo, e poi note di legno e cuoio, che però non sono note invernali, sono ancora fresche, per quello che lo utilizzate in questa stagione tendente all'autunno. Che dire, oh! Una bella rasatura. Rasatura elegante, in black tie, quindi. La rasatura si è messa allo smoking, quindi.
Allora, adesso abbiamo l'Orange Noir di vecchia edizione. Perché di vecchia? Non perché sia migliore o ci siano differenze. Differenze ci sono, ma avevo già questo vecchio, perché prenderne uno ulteriore? D'accordo, il sapone che cambia proprio consistenza. Sarebbe stato meglio mettere magari il B15 dopo l'after, però alla fine, anche se l'acido ialuronico scende nei pori, meglio. L'Orange Noir, infatti si è spenta la luce. E noir. Bene, quindi la rasatura, oh, i capelli sono ancora come erano la settimana scorsa, così non va bene. Di Leania bisogna agire. Ma poi ho registrato il video, la luce è rossa, ok. Entro nell'oculo, quindi dunque, noi ci vedremo mercoledì, dove si parlerà di lamette, un argomento piuttosto interessante che ci permette di fare di avere un'ulteriore arma per avere una scelta sulle lamette da utilizzare. Come sapete, oramai i più affezionati sanno che il mercoledì ci vediamo appunto per questi argomenti discorsivi. Sempre piuttosto interessanti anche da parte mia, perché parlando mi ascolto. Quindi niente, grazie per la chat erotica. Ci siamo visti anche questa settimana. E come vi sto salutando adesso in chat, vi saluto qui in video. Noi ci vediamo mercoledì alle 21. E vi auguro buona domenica a tutti, auguro buona domenica a tutti e vi mando un abbraccio.